Inaugurato nella sede di Teramo della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia, lo sportello ZES, acronimo di Zona Economica Speciale, un'opportunità di rilancio per tante imprese locali che su richiesta potranno ottenere importanti sgravi fiscali. Nel teramano soprattutto, ad usufruirne saranno le aziende legate all'impiantistica dell'automotive, alla pelletteria e all'agri-food. Siamo contenti di poter aprire questo sportello camerale che è molto importante da un punto di vista fattivo e simbolico. Vogliamo rilanciare comunque la città di Teramo a livello camerale. La nostra presenza qui si è raddoppiata in termini proprio di numeri. Come sapete, al momento la sede di Teramo è l'unica sede attiva sul territorio proprio perché abbiamo voluto dare centralità alla città. Avete idea di quante aziende potranno fare richiesta? Tenga presente che noi abbiamo 37 comuni in tutto l'Abruzzo. Questi 37 comuni potenzialmente ci sono aziende già insediate in maniera significativa. Di questi comuni 23 sono nel Chietino, il che vuol dire che tutta la zona industriale di Chieti, e in particolare penso al mondo dell'automotive significativamente, possono chiedere quelli insediati, ma possono esserci anche aziende che non sono insediate. L'unica cosa che credo, per quanto riguarda Teramo, visto che siamo qua, le aree più interessanti sono quelle collegate nei supply chain, quindi nelle catene, nelle filiere produttive, nel settore dell'agri-food e nel settore della pelletteria e della moda. Al taglio del nastro dello sportello ZES di Teramo è intervenuto anche il commissario speciale per la ricostruzione Giovanni Legnini, che ha sottolineato come questo ulteriore strumento di agevolazione possa essere il volano giusto per una vera ripresa dell'economia post-sisma. Importante e molto positivo, la zona economica speciale è uno degli strumenti per implementare una nuova stagione di attrattività e sviluppo per la nostra regione, l'altro punto è il fondo complementare al PNRR per le aree dei due terremoti che coprono gran parte del territorio delle province di Teramo e L'Aquila e una parte della provincia di Pescara, e poi il PNRR, la nuova programmazione comunitaria. Insomma, la nostra regione, a partire dalla ZES, ma con tutti gli strumenti che ha a disposizione, può oggi tornare ad essere molto attrattiva.